Poi, la cosa importante è quella, mi raccomando, questo è il nuovo ragazzo, mi raccomando, questo è un buco giapponese, però ha una bellissima conoscenza, un'intelligenza oltre da me, e soprattutto attenza, è un grossissimo funzionario giapponese della Sony, quindi un pezzo grosso, mi raccomando, fatelo integrare, se hai bisogno di qualcosa io sono il presidente, ciao Suzuki, ciao. Il suo nome è Sakiro Suzuki e viene dal Giappone. Che me la braga, ma... Ancora, silenzio, Suzuki. Prego, posso? Prego. Sì, com'è che si chiama Sakiro? Sakiro. C'è Sabrina, c'è Sabrina. Allora, facciamo un po' di domande di cultura. Ragazzi, vediamo se conoscete bene la nostra storia. Chi ha detto datemi la libertà o datemi la morte? Lo sai, Suzuki? Posso? Sì, allora dillo ai tuoi compagni. Fu Patrick Henry nel 1775 a Filadelfia. Bravo, Suzuki, bravo. Silenzio! Un'altra domanda. Chi disse il governo è il popolo e il popolo non deve scomparire nel nulla? E dunque... Suzuki. Fu Abramo Lincoln nel 1863 a Washington. Vergognatevi, Suzuki è appena arrivato e conosce tutto, voi non sapete nulla, vergognatevi. Ma fangula sti bastardi giapponesi! Mi l'ha detto! Il generale MacArthur nel 1942 presso il canale di Panama e anche Lee Iacocca nel 1982 nella riunione del consiglio di amministrazione della General Motors a Detroit. Mi viene da vomitare! Chi ha detto questo? George Bush Senior, rivolgendosi al primo ministro giapponese Tanaka durante il suo pranzo in suo onore alla residenza imperiale a Tokyo nel 1991. Succhiamelo! Chi ha detto questo? E fu Bill Clinton a Monica Lewinsky nel 1997 nello studio ovale della Casa Bianca. Suzuki di merda! Chi l'ha detto? Valentino Rossi, rivolgendosi a Rio al Gran Premio del Sudafrica che si è tenuto nel febbraio del 2005. Pioveva! Non ho mai visto un bordello simile! Silvio Berlusconi, luglio 2008 nella sua villa Certosa in Sardegna.